entrata, sono nell'aula. Sì, sono nell'aula. Va bene, ok. Va bene, grazie mille, Renato. Ciao, ciao, ciao. Buon pomeriggio. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Ho perso quei 5 minuti utili che servivano per capire che eravamo usciti ora con questa cosa di UK. Non so se pure voi avete avuto problemi stamattina di accesso, ma mi è cambiato. E quindi mi diceva che non lo trovava più. Già ero entrato nel panico. Quindi, insomma, ho dovuto cambiare un po' la situazione. Per ora le cose sono in continua evoluzione, nel bene e nel male. Allora, vabbè, spero che questo quantomeno sia servito a farci essere tutti presenti, in modo tale che facciamo, evitiamo di fare l'appello a round, che magari questa cosa. Non più altro, sembra proprio. Allora, oggi ne abbiamo 1º marzo. Allora, Caroli è sempre assente. Lo dico io, prima lo dico voi. No, prof, sono Meli? presente No, prof, oggi. sono Ah, presente. sei presente. Eh Sì, mi scusa, sono sì. collegato Sono perché collegato non perché capisco per non quale capisco motivo la per tua quale segretaria motivo la non tua segretaria comunica. non comunica. Ma scusami, io che Però faccio? Domando io l'ora? ho un decreto con valida e la La segreteria, quando ho segreteria, chiamato, quando ho mi hanno chiamato, detto mi che in hanno questo detto che corso in non questo devo corso non seguire. devo seguire. Ma tu hai mandato un'email in modo che ti rispondessero per email, no? Per cosa? Ma io sono sempre del parere che No, scritto è meglio. infatti io gli inviai Infatti, io un'email inviai subito, un'email un subito il. attimo che apro, Un attimo, qua vedo un attimo. no, perché comunque dico, se Io ho inviato loro. una mail il 9 febbraio Io e non mi hanno non mi hanno risposto e ho risposto. E chiamato te, ho chiamato la segreteria e lì mi hanno segreteria e lì detto mi che non hanno dovevo detto che non seguire. devo seguire. Sì. Ho rinviato Ho un'altra rinviato mail il un'altra mail il 24 24 febbraio. febbraio. E non mi hanno E non risposto mi hanno manco a risposto questa. neanche a questa. Vabbè, ma comunque se dico se tu il terrore che hai è perché in realtà vuoi essere sicuro di essere stato esonerato dal seguire questo corso? No, io quello che No, voglio io quello capire è che se voglio lo devo capire è seguire se lo devo oppure seguire no, oppure perché se no. lo devo, se Perché devo se fare lo devo l'esame fare lo l'esame seguo lo e lo seguo e lo studio. studio. No, Se ma anche no, perché se non no. solo questo, mi pare che voi avete un limite di assenze. E quindi se tu continui a non seguire, giustamente avrai E questo è il un'assenza. problema, e questo è quello che non so come Non so come comportarmi. Ecco, perché ho comportarmi, detto oggi ecco mi perché oggi mi collego e fino a collego e quando fino a quando rispondo lo rispondo seguo, lo lo seguo. seguo. Fai una cosa, che così magari almeno intervengo poi io, no? Allora, manda un'altra mail alla segreteria e metti in copia me. Quindi credo che tutti siamo patrizia.proia@ciamonè.it. Aspetta, ti do la certezza, più che altro. Forse CH. E forse CH, hai ragione. Non sono abituata perché non la do questa mail, quindi non la leggo mai. E sì, credo CH. Quindi metti in copia anche me. E così, se loro ti rispondono, è possibile che magari non rispondano a me. Se loro ti rispondono, comunicamelo tu. Tanto lo vedi là nel destinatario se ci sono pure io. Se io non ci Sì. sono, me lo comunichi tu, se te lo comunico. Se di qua giovedì non ti hanno comunicato niente, giovedì mattina tu mandami un'email che io chiamo, facciamo così, chiamo io. Perché se a me mi dicono una cosa non è che ora poi possono dire no. Cioè, ma comunque sarà così, se ti hanno detto sì e sì, non è che, cioè, voglio dire, la serietà prima di tutto. Non è che ti dicono Vabbè, che non avevano motivo. io comunque Io comunque seguo. seguo. E poi Come vediamo, e vuoi. poi vediamo. Come Va tu, bene, vuol dire che grazie, non hai niente grazie. di meglio da fare, non ci posso credere che farti una lezione No, di avrei 1 ora. altro, anche altro, però non ci sono problemi, I lo seguo. tuoi colleghi farebbero a meno volentieri di fare questa lezione. Vedi come sono cose della vita. Questo è l'uomo.
non sei obbligato a fare una cosa, allora la fai. Se fossi obbligato, ti Visto che romperesti nessuno, visto le che non mi hanno visto che non mi hanno risposto, non voglio risposto, non voglio rischiare, quindi rischiare. Vabbè, già ho preso allora, troppo intanto io ti metto assenso. l'assenza. Vabbè, allora, intanto io ti metto la presenza. Se non sia mai così, ce l'hai. Allora, Meli, Presente. Paciulli. Presente. Talora. Talora assente. D'Agostino, qualcuno ha Buon scritto. pomeriggio, presente. Prof, ho un problema con Presente. la Prof, ho un problema videocamera. con la videocamera. Sei Quindi Talora? vi ascolto. Chi sei? No, D'Agostino. No, D'Agostino. Ah, no, Talora la vedo che ora è connessa. È Ok. connesso, ok, ti vedo. D'Agostino, vedi, risolvo però perché credo che voi siete obbligati. Allora, intanto aspetta che metto la presenza a Talora, che l'ho vista. D'Agostino, quindi. Così, Fasciglione. Presente. Presente. Ok, qua abbiamo fatto un plan. Questo lo si chiude sicuro. Andiamo qui. Allora, amico. Dovesse essere presente anche amico, che non c'è stato mai. Così oggi facevamo tutto fuori. Bernardi. Presente. Bertolini, De Presente. Angelis, Prof, lui con prof, noi lui con noi ha solo anatomia. suonato mia. Sempre il solito, pure lui non ho comunicazione io, quindi mi sa che ora contestualmente a chi deve fare la mail per chiedere, chiederò anche io queste persone così mi cancello direttamente, non ha senso, ci possiamo. Allora, De Franco. Presente. Enrico. Presente. Falini. Presente. Gioè. Buonasera, prof. Sono Buonasera, pre. prof. Buonasera. Giuli. Presente, Giuliano. Giuliano, abbiamo perso due lezioni. Liguori e Liguori Mariano. presente. Il Liguori Salvatore. Presente. Eccoci. Malagoli. Oh, presente. Perché ridi? Come l'ho detto? Perché è giusto, non me l'aspettavo, è quello. Ma tu lo sai che non l'avevo corretto e ora l'ho letto e ho detto no, c'era l'accento sulla O, non sulla A. Quindi... No, è giusto, è giusto, è giusto. Dai, va. Facciamo passare gigante. Allora. Marino. Presente. Marino è troppo facile, eh? Questo non mi ci metto. Massaro. Presente. Rizzo. Rizzo, senatore, Presente. ospedale, Presente. Milano,
Presente, presente. C'è il fuso orario. Di Domenico? Presente, presente. Allora, mi risulta assenti, giusto? Vabbè, il primo non lo chiamo, anche tanto è sempre assente, se ne è l'altro neanche. Gli unici due sono Giuliano e Rizzo. Quindi sono assenti. Professoressa? Professoressa? Sì. Oggi con noi abbiamo parlato Allora, io pensavo, se voi siete d'accordo, perché io in realtà non amo fare corsi asettici, per cui per me il corso è nostro, e io pensavo, visto che comunque vi siete resi conto che in questa parte di chimica c'è molta pratica, cioè ci sono molti esercizi, perché chiaramente ci sono delle reazioni e le stiamo facendo, e di dividere in realtà la materia in due, perché voi sapete che una parte è chimica e una parte è propedeutica biochimica. La propedeutica biochimica chiaramente è un po' più discorsiva. Allora io vorrei fare, noi dovremmo vederci credo 24 lezioni, se non mi ricordo male sono 48 ore, per cui a metà corso, o almeno se riesco a finire la parte di chimica a metà corso, comunque giù di lì, appena finisco la chimica, ci facciamo un compito scritto, così ci togliamo questa parte, ovviamente se la superiamo. Se la superiamo significa, in realtà, che io non amo fare poi la media aritmetica del voto, nel senso che capisco che magari è un po' più complicato se non abbiamo molta dimestichezza, e poi anche a distanza, non potendo fare neanche le esercitazioni in presenza, non è facile fare la chimica. E per me l'importante è che superiate intanto l'esame. Dopodiché ne parliamo alla fine dell'esame, nel senso che faremo una sorta di media, ma in realtà per me è importante tanto quello che poi alla fine vi porterete dietro, sarà soprattutto quello che imparerete nella propedeutica biochimica, perché ve la ritroverete nella biochimica sistematica, quindi è più importante, diciamo, acquisire quello e mantenere quello. Quindi in realtà io tengo più anche a quella parte, diciamo, che a questa parte, che questa sì, l'importante è che l'abbiamo acquisita e quindi che superiamo l'esame. La seconda ce la facciamo orale, per cui io direi che, ripeto, approssimativamente penso fra 3 settimane, e questo ve lo dico così magari dico facciamo poi il compito scritto, già siete pronti, nel senso continuate a studiare, quantomeno evitate di ritrovarvi impreparati, e poi ci lasciamo l'ultima parte per farlo orale. Chiaramente questa è una mia proposta e lo faccio perché se voi superate questa parte di chimica la possiamo dare per assodato e vi fate solo la seconda parte, il che significa avere mezza materia da sostenere. Penso sia un vantaggio, però dico, io sono disponibile a qualsiasi opzione alternativa, e fermo restando che non è che è un obbligo fare il compito. Dico, cioè, potremmo anche pensare che se c'è qualcuno che non vuole fare il compito scritto adesso perché non la vuole studiare, potrebbe fare l'esame intero poi a fine corso e quindi farsi il giorno stesso dell'esame, l'esame scritto di chimica e l'esame orale di biochimica. Dico, ripeto, io in altri corsi ho attuato questa strategia e i ragazzi mi hanno dato un feedback positivo. Voi che ne pensate? No, sì, sono d'accordo. Io anche. Fermo restando che qualora malauguratamente non doveste superare la prova scritta di chimica, non sarete sottoposti né a flagellazione e neanche sarete espulsi dal corso di laurea. Dico, non è grave, penso che ne valga la pena cercare di farlo, perché invece se va bene è tanto di guadagnato. Questo dico che sia chiaro. Fermo restando che uno può anche rifiutare il voto, perché uno dice che ho preso 18, no, non la reputo come un'onta, l'orgoglio mi risulta ferito e voglio fare di nuovo l'esame, lo rifacciamo poi a fine. Dico,
ci sono più possibilità. Io comunque intanto seguirei questa via e poi decidiamo a fine corso se sì, io lo dica. Non prof, può terminare, lo terminare il fatto che per dire sono d'accordo. No, 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 per fare le due domande, però dopo si risponde. No, 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 io avevo finito, dico, era questa un'opzione, dico, non cambia nulla. Dimmi. E volevo chiederle innanzitutto se per quanto riguarda il conflitto si tratterà di teoria che di esercita. Sì. Sì. Poi, saranno, poi... saranno queste, presuppongo saranno per la parte teorica sicuramente delle domande a risposta multipla, non a risposta aperta, perché già ci sono gli esercizi di chimica che bastano. E comunque ci tengo a sottolineare che, come vi ho detto tante volte, il materiale che io vi do per me è sufficiente. Quindi, se voi capite il procedimento, verosimilmente, se avete ripassato gli esercizi che cerchiamo di fare insieme, verosimilmente ce li ritroverete nel compito, dico. Quindi non è che vi sto chiedendo uno studio, perché io capisco che magari la chimica risulta un po' ostile, un po' noiosa, però vabbè, dico, io dico sempre che anche lì dove sembra che non c'è attinenza con le materie che poi andrete a fare nel vostro corso di laurea, in realtà la chimica, la biochimica, vi abituano al ragionamento scientifico. Il ragionamento scientifico vi servirà per sempre, questo, nella vostra vita di medici sia veterinari che, diciamo, di medicina generale. Quindi dico, prendetela come un esercizio, e quelli che noi facciamo esercizi, magari riguardateli per capire il procedimento, quelli saranno. Non ho intenzione di metterci, non è che se vi faccio fare un esercizio facile poi ve ne lascio per il compito uno complicatissimo, quelli saranno, perché a me interessa semplicemente che, tramite gli esercizi, fissare i concetti, tutto qui, ok? Perfetto, poi, quindi vanno bene anche gli esercizi che ci sono nella parola, nella parte finale del studio. Sì, certo, però dico, magari anzi nella parte finale del libro ci trovate esercizi che saranno più difficili di quelli che ho scelto io, perché quelli che ho scelto io erano tipo quelli base, per cercare di capirci, perché purtroppo il problema è che a distanza, allora, un esercizio complicato a cui potremmo lavorare tutti insieme, fisicamente sarebbe un altro discorso, ok? Lo facciamo insieme alla lavagna, scriviamo, pigliamo appunti, ci parliamo, così viene un po' complicato, allora... L'unico modo che abbiamo è cercare di fare quelli, diciamo, sì, diciamo, difficili ma il minimo indispensabile, che ci aiutino a capire il procedimento, e ci fermiamo lì. Non è che noi dobbiamo diventare chimici, questo comunque è scontato. Quindi dico, non interessa a nessuno che qua siamo i chimici della situazione, per cui va benissimo quello che pensate di fare, fermo restando, ripeto, che quelli che vi propongo io a me già basta. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Figurati. Antonio. Questa è una domanda. Ma l'esame che avremo questo scritto che ha detto tra qualche settimana, lo faremo in una sola data o no? Cioè, ci saranno sì, intanto lo facciamo in una sola data, perché in questo momento sarà una sorta di prova in itinere, cioè una prova durante il corso, dato che in ogni caso io comunque devo capire come gestirmi ancora, devo capire qui dal portale come poterla fare, se la posso utilizzare, perché io non vorrei essere troppo vincolata poi a quel voto. Ripeto, non voglio fare una media aritmetica, per cui vorrei capire come evitare di incardinarlo in modo tale che poi sono obbligato a fare la media, ok? Però questo lo capirò io nei prossimi giorni, non è un problema. Diciamo, come sempre succede in Italia, fatta la legge, trovata l'inganno, quindi troveremo il modo, diciamo, di accedere a caso mai l'ostacolo. Però adesso sarà fatto adesso. Poi chiaramente... le date di esami che voi avete varranno per tutti, cioè ve l'ho detto, se non fate l'esame adesso, a fine corso, durante tutti gli appelli delle sessioni successive, farete prima lo scritto di chimica e poi l'orale di biochimica. È uguale. Va bene, grazie mille. E questo infatti ve lo dico a prescindere, ma se non è vincolante il voto, che noi riusciamo a non incardinarlo, che ci obbliga poi a fare una media, credo che... farlo serve anche a voi per capire come state studiando. Certo, fermo restando che studiate, perché se non avete fatto nulla e non fate nulla, è normale che non facciamo quella cosa di venire a provare il compito, anche perché la chimica non mi pare che si possa provare, cioè o si studia o non si sa, non è che per scienza infusa, diciamo, è difficile.
pensare che si possa avere questa preparazione. Ho risposto a tutte le domande? Ero preparata? Ok? Sì, sì. Proviamo a cominciare allora. Già abbiamo, siamo presi 20 minuti. Il mio computer con queste applicazioni va sempre. Non so a carico. Allora, cioè si vede sempre la presentazione al solito? Sì, sì. Però tutta bianca. Però tutta sì, bianca. Sì, si vede. Sì, sì, deve, sì, deve, sì. Deve essere bianca, allora la riempiamo, non ti preoccupare. Allora, e poi a maggior ragione che c'è il collega che sta seguendo la prima lezione, la dobbiamo fare una sintesi, per forza dobbiamo fare una sintesi di 7-6 lezioni, ma magari ne faremo a meno, anche perché penso che lui sopravviverà tranquillamente per questa mancanza. Allora, cerchiamo di fare il punto da dove ci eravamo lasciati l'altra volta. Abbiamo cominciato a vedere le reazioni chimiche, abbiamo visto come si bilancia un'equazione chimica, cosa dobbiamo guardare e soprattutto il fatto che un'equazione chimica si scriva mettendo dei reagenti a sinistra di una freccia e dei prodotti che saranno a destra di un'altra freccia. Ovviamente il discorso del bilanciamento veniva fuori dal fatto che noi abbiamo detto che per la legge della conservazione di massa si deve conservare quello che c'è, quindi non è che può scomparire o comparire qualcosa che non era già presente nella reazione. Il bilanciamento serve proprio a questo, perché talvolta ci può sfuggire qualcosa e quindi ritrovarci diciamo una reazione chimica diciamo scritta in modo errato. Ovviamente quello che abbiamo cominciato a vedere sono stati appunto i composti ionici, e vi ricordo che i composti ionici sono quelli che sono composti da ioni, cioè da elementi che si ritrovano in forma ionica. Gli ioni vi ricordo che sono degli elementi che perdono gli elettroni e quindi possono perderlo o acquistarlo, e quindi la differenza è fra un ione positivo e un ione negativo, quindi abbiamo un catione o un anione, e di come chiaramente questi composti ionici si dissociano in acqua. Io vi ho detto tante volte che noi spesso, per non dire sempre, ci ritroveremo a parlare di reazioni che vengono in acqua, perché la maggior parte delle reazioni avvengono in acqua, il solvente universale è l'acqua. E spesso in realtà ci ritroveremo neanche a scriverla, perché quando possiamo, come abbiamo visto già l'altra volta, adesso lo ridiremo, ci sono dei composti che non entrano, diciamo, all'interno della reazione, nel senso non sono coinvolti direttamente, allora noi eviteremo anche di scrivere quelle sostanze stesse. E vedete, questa cosa succede comunque sempre, nel senso che, per esempio, sapete che io amo farvi diciamo gli esempi pratici, perché sennò sembra che la chimica è sempre una cosa teorica, mentre ce l'abbiamo tutti i giorni attorno. Vi parlavo una volta della idrossiapatite che è componente sia delle ossa che in realtà anche dei denti, della dentina, e in realtà in quel caso il calcio, il fosforo, perché l'idrossiapatite è composta da gruppi fosfato, da calcio e da gruppi OH, in realtà diciamo forma dei composti che non sono solubili in acqua, quindi che formano dei precipitati, quindi non si solubilizzano in acqua. In realtà non è esattamente così, perché per esempio i denti non è che stanno in acqua, ma sostanzialmente c'è la saliva con tutto quello che noi assumiamo, diciamo, giornalmente, che possono alterare anche il pH della saliva stessa. Quando ci ritroviamo ad avere un pH molto acido per quello che assumiamo, oppure in seguito proprio alla questione nostra, in cui la saliva genericamente ha un pH intorno a 6,
però il range è da 5,5 a 7, proprio perché dipende da una serie di fattori il fatto che possa essere più o meno acida. E quando si ritrova a essere perennemente a contatto con sostanze acide per il nostro, per la nostra alimentazione, per quello che beviamo o anche per la saliva stessa, tende a perdere questi ioni, quindi tende un po' anche a perdere sia calcio che gruppi fosfato che gruppi OH. E questo sorta di sfaldamento dell'idrossiapatite è la responsabile dell'indebolimento della dentina, quindi della formazione anche dei buchi che poi determinano anche carie per l'accumulo di batteri, infezioni e quant'altro. Quindi in realtà il fatto che noi quando compriamo i dentifrici, la maggior parte dei dentifrici sono con il fluoro, non è un caso il fatto che ci sia proprio il fluoro, perché il fluoro quello che fa è sostituire anche un po' il calcio e quindi formare la fluoro apatite, idrossiapatite, che è ancora meno solubile rispetto all'idrossiapatite stesso. E questo serve a proteggere i denti dalla possibile aggressione di questi acidi che determina poi quello che vi dicevo prima. Quindi in questo caso, come vedete, anche quello che noi diciamo non essere solubile in acqua è comunque potrebbe arrivare ad esserlo, o almeno ad esserlo parzialmente, in seguito alla interazione con sostanze che sono molto aggressive. Poi vedremo quando faremo gli acidi e le basi in che termini diciamo l'acido possa intervenire. Questo sarà anche importante per quanto riguarda anche la formazione dei legami in generale, soprattutto i legami secondari, quindi è la variazione del pH, ma questo diciamo ne parleremo in seguito. Quindi anche per quanto riguarda ciò che non dovrebbe dissociare in acqua ha diciamo un comportamento anche un po' diverso. E abbiamo visto poi nelle reazioni pure quelli che venivano, abbiamo definito come ioni spettatori, proprio vi dicevo, quegli ioni che se dovessimo scrivere l'equazione ionica netta dovremmo scriverli tutti, come vi ho fatto l'esempio del cloruro di argento, dovevamo scriverli tutti quelli di partenza, ma poi erano soltanto il cloruro e l'argento come ioni che interagivano e formavano il precipitato. Quindi in realtà quelli che non fanno nulla teoricamente, nel senso che non danno un composto ben preciso, in realtà vengono definiti ioni spettatori e nella reazione possono anche dalla reazione possono anche essere diciamo omessi, tanto più che noi sappiamo da che cosa stiamo partendo e quindi non è un problema diciamo sostanziale quello che leggeremo. Per quanto riguarda il comportamento degli ioni in soluzione, ovviamente stando a quello che ho detto prima, cioè ai vari ioni che partecipano alla reazione, in realtà noi ci possiamo aspettare tante situazioni, nel senso che è possibile, come abbiamo detto prima, che due ioni reagiscano fra di loro e formino un composto insolubile in acqua, e questa è una possibilità. È possibile che dall'interazione dei vari ioni si forma un gas che poi venga rilasciato dalla soluzione che lo contiene. Per esempio, quando si forma ad esempio l'anidride carbonica, quello è un esempio. E un'altra possibilità che avevamo visto era la possibilità che si formasse un acido e una base e che quindi sostanzialmente si neutralizzassero e quindi porterebbero alla formazione, poi vedremo, di un sale in realtà. Quindi le possibilità sono tante e dipendono soprattutto da chi stiamo guardando, cioè da chi in realtà partecipa a questa reazione. Poi abbiamo cominciato a guardare le ossidoriduzioni e in realtà le ossidoriduzioni abbiamo visto che sono delle reazioni
che presuppongono un accoppiamento tra una reazione di ossidazione e una reazione di riduzione. Mi ricordate qual è la definizione di ossidazione? La perdita degli elettroni. E di riduzione? L'acquisto di elettroni. Esattamente, e lo diciamo con questo tono per dire vabbè, è scontato, però io vi ho detto in realtà certe volte mi sento dare delle risposte che mi fanno capire che certe volte non è scontato, quindi meglio dirlo, anche perché in una reazione di ossidoriduzione per una specie che si ossida un'altra si deve ridurre, perché per una specie che deve perdere elettroni le perde a favore di qualcuno che le deve accettare, altrimenti se li tiene, non è che ora, perché la reazione avviene proprio perché c'è questa interazione fra qualcuno che li vuole e qualcuno che li dà, per uno che la dà e uno che la prende. È un po' come succede genericamente nella vita, no? Così è, comunque. E, allora, da lì abbiamo, dato che abbiamo acquisito questa definizione, quindi questo ce l'abbiamo, complicato un po' la situazione. E abbiamo detto, oltre alla definizione di ossidazione e riduzione, in realtà dobbiamo parlare anche di agente ossidante e agente riducente. Chi è l'agente ossidante? Quello che si riduce. Bravissima. È quello che si riduce e che quindi fa ossidare qualcun altro. Si chiama ossidante, ma fa ossidare qualcun altro. Quindi di contro, non ve lo chiedo, visto che poi se no diventa scontato, l'agente riducente è chi fa ridurre qualcun altro, quindi si ossida sostanzialmente. Per cui queste sono di quelle cose che saranno importanti perché, ripeto, vedremo come in realtà le reazioni di ossidoriduzione non sono reazioni prettamente chimiche, o meglio, nelle reazioni che abbiamo visto c'erano esempi di reazioni chimiche in cui vedevamo elettroni che passavano da un lato all'altro della reazione, però poi abbiamo cambiato e abbiamo visto quelle di interesse biochimico. E abbiamo detto, attenzione, quando ci saranno reazioni in cui vedremo spostare ioni H+, che in quel caso se era una riduzione era l'acquisizione di ioni H+, o la perdita di ione ossigeno, insomma dipendeva, era una riduzione, la perdita di ione H+ era un'ossidazione, esattamente come succedeva dal punto di vista chimico. In realtà nell'ambito biochimico noi vedremo che ci saranno ulteriori situazioni che ci suggeriranno se la reazione che stiamo guardando è una reazione di ossidoriduzione, perché in realtà poi vedremo che quando ci sarà una reazione catalizzata da una classe di enzimi che si chiamano ossidoreduttasi, che nella fattispecie saranno le deidrogenasi, sapremo che quella è una reazione di ossidoriduzione. E ci saranno anche dei trasportatori di elettroni proprio. Quindi, dico, lì ci sarà anche un aiuto ulteriore che potremmo utilizzare, e in quel caso per capirlo. Quindi, in generale, giusto per tornare a questo fatto, diciamo, della categoria di reazioni, dobbiamo dire che in generale tutti i composti che subiscono, diciamo, una reazione, quindi alla fine sono coinvolti in una reazione, contengono carbonio. E genericamente, se stavamo proprio introducendo la prima di queste categorie delle reazioni redox, che è proprio la combustione, se nel caso di questo tipo di composti la combustione del carbonio è totale, quello che succederà è che si formerà praticamente CO2 e genericamente l'idrogeno che sarà presente nel composto formerà acqua. Questa cosa la vedremo anche nelle reazioni biochimiche, perché verosimilmente, per esempio, nella catena respiratoria, o meglio nella respirazione cellulare,
che è il processo che avviene, diciamo, quello che produce la maggior parte di ATP, che è energia, e, che avviene dentro il mitocondrio, in realtà questi elettroni che vengono diciamo, rilasciati dalle varie molecole che vengono ossidate, arriveranno fino all'accettore finale che è l'ossigeno per produrre acqua metabolica, ma nei processi precedenti alla formazione di quest'acqua si sarà formata tantissima CO2, che è anche il motivo per cui noi ci ritroviamo ad avere CO2 da eliminare e ossigeno da dover introdurre. È proprio per i metabolismi che avvengono a livello cellulare, non è al solito perché, non so, qualcuno l'ha deciso e noi lo subiamo dopo gli anni, negli anni. È proprio un fatto di produrre un sacco di CO2, noi siamo delle centrali di produzione di CO2 a livello proprio cellulare, e di dover utilizzare l'ossigeno come accettore finale proprio nel metabolismo aerobico, proprio per formare, diciamo, acqua metabolica. E vi dicevo, quindi la combustione in questo caso viene definita come una reazione redox, quindi una reazione di ossidoriduzione come quelle che abbiamo visto, in cui praticamente questi composti che bruciano, perché la combustione alla fine è questo, vengono ossidati alla fine dall'ossigeno. Quello che altri, diciamo, esempi che possiamo avere, anche se in realtà le reazioni redox entrano un po' dovunque, sto pensando che per esempio ci sono i pacemaker, lo sapete cosa sono i pacemaker, no? Vengono impiantati a soggetti cardiopatici che abbiano problemi anche di bradicardia, comunque di alterazione del ritmo del battito cardiaco, e fondamentalmente si basano proprio su una reazione ossidoriduzione. Perché prima, perché il segnale elettrico che viene inviato si basa proprio su una reazione di ossidoriduzione, che una volta era basato, diciamo, su un'ossidoriduzione che avveniva fra una reazione tra zinco e mercurio. Adesso sono i pacemaker di ultima generazione, si basano sul litio e iodio, se non ricordo male. Quindi, diciamo, per dirvi che anche lì reazioni di ossidoriduzione, che sembrano sempre cose distantissime, sono sempre molto vicine invece a noi. E, altra categoria di reazioni che vi dicevo redox, che possiamo diciamo citare, c'è la respirazione, che è quello di cui parlavo prima, quindi la respirazione cellulare, quindi quella in cui produciamo, diciamo, la maggior parte di energia, quindi di ATP sostanzialmente, per cui diciamo questo è molto importante. E poi c'è anche l'arrugginimento, che è quello che noi conosciamo. La ruggine è quella che si forma normalmente quando il ferro viene ossidato, e in questo caso fondamentalmente quello che succede è che si forma appunto un ossido di ferro, poi dipende, diciamo, ferroso, ferrico, dipende dal numero di ossidazione del ferro, insomma, quelle di volta in volta saranno, diciamo, dipenderanno da quello che stiamo guardando. E altre due categorie ci sono di reazioni redox. Una che è la sbiancatura, che di solito è quella che noi vediamo quando vengono coinvolti nelle reazioni agenti ossidanti come, diciamo, la candeggina, che poi sarebbe poporito in realtà, o sostanze che possono avere comunque le stesse peculiarità, che non sono ipoclorito, o anche le batterie. Le batterie sono delle celle fotovoltaiche che alla fine quello che fanno è che producono elettricità, e lo fanno, diciamo, partendo da una reazione chimica. In generale queste celle fotovoltaiche vengono chiamate anche batterie, diciamo, mondialmente da noi, e appunto avvengono, diciamo, al loro interno delle reazioni redox. Grazie. Sì. Mi è venuta in mente una domanda, non so se è un po' stupida, però non ce ne sono capire. Ma anche lo sbiancamento dei denti, quindi l'odontoiatria, questo processo. E sostanzialmente sì, sono, certo, allora
anche la candeggina, dico, non è che voi la dovete vedere, immaginate la candeggina, che è un agente molto tossico, e giustamente se una inala candeggina potrebbe anche morire, no? Però non è l'unico agente a potersi utilizzare, cioè agenti ossidanti sono tantissimi, gli agenti ossidanti sono degli agenti, abbiamo detto, che si riducono e fanno ossidare qualcuno, quindi non devono essere per forza questo tipo di agenti, però sostanzialmente hanno in genere la funzione proprio di togliere in genere si fa la sbiancatura perché cosa? Per rimuovere dei residui di calcare che si sono annidati, si sono andate a depositare proprio sul dente e che possono anche questi determinare, stando proprio a contatto sempre con la dentina, e contribuire ulteriormente a quel discorso che vi dico prima, che vi dicevo del fluoro prima, perché in realtà se è presente il calcare in mezzo ai denti, diciamo questi agglomerati che si depositano in mezzo ai denti, sostanzialmente noi hai voglia di utilizzare il dentifricio con il fluoro, perché tanto il fluoro non riuscirà ad arrivare alla dentina. Quindi il processo di sbiancamento serve, anche se a noi inizialmente ci dà una sensazione di vulnerabilità, di esposizione maggiore, in realtà poi, utilizzando i giusti dentifrici, ci permette di poter attuare questa protezione tramite l'utilizzo poi del dentifricio con di solito il fluoruro di sodio, quello che si utilizza proprio per questo motivo. Quindi sostanzialmente sì, è sempre lo stesso discorso, però non mi immaginate, dico perché ho fatto l'esempio con la candeggina o candeggiante, dico che siano tutti ipoclorito e siano tutti candeggina, tanto più che anche l'ipoclorito stesso, ormai dico abbiamo imparato e lo impareremo ancora di più la prossima lezione o quella che verrà, che la cosa importante, noi non dobbiamo essere, almeno una cosa la dobbiamo diciamo acquisire dalla chimica, le unità di misura, cioè se io dico che candeggina, voglio dire, potrebbe essere che c'è una goccia di candeggina in un litro d'acqua, la potete anche bere, non succede nulla, perché è talmente diluita, le diluizioni poi le vedremo, che la concentrazione della candeggina in quella soluzione è trascurabile. A livello leucocitario avviene un processo che viene chiamato fiammata respiratoria. Fiammata proprio perché a me mi fa pensare sempre a quella pubblicità del che cos'è, Gavisco, non mi ricordo che cos'è, qualcosa che serve per l'acidità, che quello c'ha proprio le fiamme che gli escono dalla bocca, no? Quindi ogni volta che io sento questa parola fiammata respiratoria penso proprio a questa cosa di qua. Non è esattamente questo, ma è la produzione da parte dei leucociti che si oppongono all'invasione di, in realtà, al contagio, all'infezione di agenti batterici che possono entrare a livello organico, proprio producendo piccole concentrazioni di candeggina, di ipoclorito. Ora, voi pensate che noi abbiamo queste mire, diciamo, masochistiche o autolesionistiche? Io non credo. Tutto dipende dalle concentrazioni. Quindi, anche quando parliamo di questo, dico, state attenti sempre a, circostanziare ciò che diciamo alle varie, diciamo, situazioni, in modo tale da capire che non è che la candeggina è in valore assoluto un agente tossico. Certo, se io parlo di candeggina mi viene subito questa idea, ma poi dipende che cosa ne faccio, quanto ne utilizzo, quanto è concentrata, per cui dico, vada, sai che va così. Questo è un esempio, però sì, ci sta. E la prossima volta forse dice non ne faccio più domande, perché per una domanda che ho fatto ho parlato 10 minuti, quindi sto zitta. No, grazie. E che poi a me mi viene una cosa sull'altra, quindi poi ve la dico, anche perché io sono del parere, e nel tempo con i corsi mi ha dato ragione questa cosa, che in realtà quelle che sembrano stupidaggini che io vi sto dicendo, ma non sono stupidaggini, perché ripeto, sono cose della vita, cose che invece con cui abbiamo a che fare sempre, sono quelle che poi rimangono di più. Penso che sia così, quindi almeno, quantomeno un obiettivo lo raggiungo, qualcosa vi rimarrà. Certo. No, ma grazie a te, anzi, fate le domande e io sono ben lieta di rispondergli, se so rispondere, perché io non è che sono onnisciente, mi potrei anche non sapere qualcosa, ma anzi meglio, colgo l'occasione per studiarlo anche io. E non ci sono domande stupide, assolutamente, non esistono domande stupide, se avete curiosità, anzi ben venga, quello serve sempre. Quindi, dicevo, andiamo avanti. Allora, non vogliamo complicare la situazione, perché tutto quello che noi facciamo è semplicemente
aggiungere informazioni a quello che già sappiamo. Quindi stiamo sereni che non c'è complicanza di qualche cosa. Dobbiamo dare due definizioni, anzi che ogni tanto c'è pure qualche cosa di teorico, cioè dovreste essere contenti, visto che se no sembra che facciamo soltanto esercizi, che poi in realtà è anche un po' così, però ripeto, dobbiamo per fissarci quello che, di cui parliamo. Due definizioni, peso formula, peso molecolare. Sostanzialmente la definizione è univoca. E dice che in realtà il peso formula non è altro che la somma dei pesi atomici dei vari elementi che sono presenti nella formula del composto espressi in unità di massa atomica, quell'UMA che abbiamo visto quando abbiamo visto le unità di misura, che è quello come noi lo esprimiamo, e che lo troviamo nella tavola periodica. Ora lo guardiamo dove sotto. Sotto l'elemento sostanzialmente, quel numero che c'è lì è quello il peso atomico. L'unica accezione di questo termine, di questa definizione che ci ha obbligato a darne un'altra, che è quello di peso molecolare, è il fatto che non ci spiega se un composto è ionico o è covalente. E allora, in quel caso, vi ricordo la differenza ionico-covalente, cedere o acquistare elettroni, condividerli nel covalente. Ok? Differenza questa. E allora, l'unica differenza tra il peso formula e il peso molecolare risiede proprio in questo, che invece il peso molecolare è applicato soltanto quando si tratta di composti covalenti. Quindi genericamente noi ci ritroveremo delle indicazioni e lo potremo vedere. Però è chiaro che se io vi ho triturato i cosiddetti con il cloruro di sodio LNaCl, lo sappiamo che è formato da due ioni, Na più e Cl meno. Lo sappiamo che quello è un composto ionico, almeno uno lo sappiamo. Ne sapremo che se vediamo quello è così. Per il resto dovremmo ricordarci le regole sul fatto di vedere dove si trova collocato l'elemento nella tavola periodica, per cercare di capire, di prevedere quale sarà il suo comportamento e se il legame che formerà sarà un legame di tipo covalente o di tipo ionico. Però anche lì, diciamo, vabbè, vedremo degli esempi, quindi dico, non ci preoccupiamo più di tanto. Vediamo degli esempi. Ecco, cominciamo subito col primo. Molto, molto semplice. Trovare il peso molecolare del glucosio. Quindi già se ci dice il peso molecolare vuol dire che questo è covalente, no? Ce l'ha detto da sé, quindi vedete, anche spesso non succederà, diciamo che non lo possiamo capire. Come facciamo a trovare il peso molecolare di un composto? Allora, il composto che stiamo guardando, intanto, scusate un minuto, era questo. Ok. Abbiamo detto il glucosio, C6H12O6, vi dicevo sin dall'inizio, forse una delle formule che tutti conosciamo, una delle poche, no? Che tutti conosciamo, poi non ne sappiamo né il cloro di sodio, siamo a due, cioè siamo messi l'acqua, siamo a tre, siamo bravissimi. E come facciamo a trovare il peso molecolare del cloro di sodio? Allora, abbiamo detto C6H12O6, io li scrivo qui, ok? Allora, quanti atomi di carbonio si ritrovano nella molecola? 6. Okay. Di idrogeno? 12. Ossigeno? 6. Ok. Qualcuno ha una tavola periodica a disposizione? Okay. Io ne prendo io una e ve la faccio vedere. Questa. Allora, qualcuno scriva però. Allora, il peso molecolare, abbiamo detto che è dato dalla somma dei pesi atomici. I pesi atomici sono questi, al di sotto, ok? Per fare l'esame, l'unica cosa che vi darò, chiaramente vi permetterò di poter consultare la tavola periodica, quindi se volete la stampate, ve la mettete qui, dove la volete appiccicare al muro dove siete, non lo so, dove la mettete, basta che la potete consultare, quindi non la potete mettere dove volete, insomma, a vista. Vi potrei dare, giusto che vi do qualche idea, no? Così vi segnate tipo col sangue, questa potrebbe essere domanda di esame, trovare il peso molecolare di un composto.
Ovviamente questo è molto semplice, potrebbe essere leggermente più complicato, ma complicato nella misura in cui lo sappiamo fare, ok? Non è che stiamo facendo cose che non sappiamo fare. Ora vi dico in che cosa potrebbe consistere la complicazione, però intanto facciamolo. Allora, qualcuno segni intanto il peso atomico, se ce l'ha, del carbonio, quindi 12. Dell'ossigeno, allora l'approssimazione avviene sempre per eccesso, quindi in questo caso chiaramente 15,99 diventa 16. E l'idrogeno, anche qui c'è uno 007, chiaramente alla prima cifra decimale, quindi rimane 1, ok? Ritorniamo qui da noi. Come facciamo in questo caso a metterci dentro queste cose? Semplicemente moltiplichiamo per il numero degli atomi dell'elemento che è coinvolto nella formazione del composto. Quindi, il carbonio abbiamo detto che ne aveva, quant'era il peso atomico? 12. 12. 12. 12. Ok, scusate, ma l'idrogeno abbiamo detto 1 e l'ossigeno? 16. 16. Avanti, fatemi vedere le vostre doti da matematici. 6 per 12, tabellina. 72. 72. Anche perché, voglio dire, avete messo una calcolatrice alla mano. 12 per 1 non ve lo chiederò, c'è qualcuno che già aveva acceso il microfono, non ve lo chiederò, perché era troppo facile. Fatemi 6 per 16. 96. 96. Dillo che l'hai fatto con la calcolatrice. Sì. Brava. D'altronde non è che stiamo facendo matematica, stiamo facendo chimica. Ci sta. Allora, dato che c'è la calcolatrice lì, facciamo sta somma. Quanto? 180. No, non ho sentito, non è che era sbagliato, non ho 180, sentito. 180. Ah, ok. 180 cosa? Una unità di misura, che avevamo utilizzato sin dall'inizio, che poi in realtà diventeranno grammi, quindi fra poco anche l'UMA perderemo, quindi non vi Prof, preoccupate. qual è il simbolo del peso atomico? Cioè, tipo PA. Sì, però là non ci trovi tu il PA, in realtà là c'era scritto proprio il peso atomico, quando avevamo visto inizialmente c'era la freccetta che diceva questo nell'unità internazionale di misura, però è quello sotto, tanto tu non puoi sbagliare. Allora vi dicevo, la complicazione nel fare un altro esercizio potrebbe nascere da questo. Per esempio, questa è l'urea o urea, come la volete chiamare, la chiamate. Allora, in che cosa consiste la complicazione di questa formula? È il fatto che qui, vabbè, è facile il numero. Qui potremmo confonderci un pochino perché già l'altra volta quando stavamo facendo delle reazioni bilanciate avevamo tentennato, no? Allora, proviamo a intanto scrivere quanti atomi di ciascun elemento sono presenti. Allora, io scrivo gli elementi e poi voi mi dite quanti. Allora, l'azoto, l'idrogeno, il carbonio, l'ossigeno. Quanti di ossigeno? Uno, Uno. uno. C'è uno, c'è uno. Chi ha detto Oh, no, zero? vado a vedere. L'abbiamo proprio eliminato. Allora, uno per, quant'è il peso atomico? 16. Ok, questo già ce l'abbiamo, lo scriviamo, no? Andiamo avanti. Quanti carboni? Per? Uno. 12. Ok, quindi anche questo, vabbè, lì c'è scritto 12, tanto poi ora si cancella. Quanti idrogeni? Quattro. Quattro. È una domanda o un'affermazione? Affermazione. Brava, così ti voglio, devi essere convinta anche nell'errore. Mai, non titubare mai. 4 per? Uno. 1. Per la matematica ora vi è finita bene, che erano facili questi. Azoto? Non l'abbiamo visto l'azoto. Eh? 2. Due. Siamo tutti d'accordo sul 2? Sì. Sì. Si è sentito sotto? Sì. Dobbiamo essere convinti. Ok. Quanti? Qualcuno mi cerca il peso molecolare? E il peso atomico? 14, 14. Quanto? 14, 14. 14.
14 per 2 ce la facciamo? 28. allora questa la possiamo fare, dai, pure a mano, forza, forza. Alla femminina, prima si sommano queste due, 28 e 12 quanto fa? 40. 16 e 4 quanto fa? 20. Quanto viene? Così è facile, no? Sì o no? Facile o no? Sì, dai. Sì, 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 dai. Dai, ma chi ve lo doveva dire? Che oggi dovevate essere bravi a calcolare il peso delle calorie di un composto. Vedi che cose ti cambiano la vita. Queste sono le cose che ti cambiano la vita. Allora, ora dobbiamo cancellare però questa cosa, perché io ve ne devo far vedere un altro che in realtà cancella. Ecco, benissimo. Okay, questo arriva. Allora, a voi. Allora, troviamo altri pesi molecolari. Un po' più complesso, ma insomma la situazione è sempre uguale. Partiamo dall'ibuprofene. Vi servirà l'ibuprofene, no? No? Nel senso, sapere che cosa è l'ibuprofene. Allora, questo è il composto. Allora, aspetto, scrivo qui. Aspetto che mi diciate quanti ce ne sono intanto di ognuno. Quindi carbonio? 13. 13. Idrogeno? 18. Ossigeno? 2. 2 per? Ah, ditemi voi, che cerchiamo sto peso molecolare dell'ibuprofene. 16. Che cosa dobbiamo fare intanto per trovare il peso molecolare? Dobbiamo fare la somma dei... La somma? Dei pesi, dei singoli... Dei pesi atomici. Pesi atomici. Ok, quindi abbiamo detto l'ossigeno quant'è? 16. L'idrogeno? 1. Questi vedete, le state imparando perché bene o male sempre questi. Ci sono sicuramente questi. Poi possono essercene altri, tipo qui il bario, ma insomma è più raro. Il carbonio? 12. E allora chi aveva la calcolatrice prima? Questo 13 per 12. 206. 13 per 12? No, 156. No, il totale, diceva. No, dimmelo singolarmente. 13 per 12, 156. Ok, 156. E il totale di questo? Andiamo con l'altro esempio. Calcolare il peso formula di questo. Intanto procediamo. Ditemi. Il bario 3. Intanto voi utilizzereste qualche altra procedura, dato che ha detto peso formula. No. Io volevo vedere questo. Eravamo riusciti a andare. No, perché in realtà lui ha detto, in realtà il peso formula non ci dice se il composto è ionico o covalente. Mastica. Cioè, nel senso, vabbè, ma in questo caso io voglio sapere il peso. Poi si vede se è ionico o è covalente. Per cui andiamo. Andiamo. Intanto ditemi quali atomi devo scrivere. Il fosforo 2. Allora, tu sei partita da 2. Sei partita dal fosforo, così random. Poi? Ossigeno. Va bene, non importa. Come? Ossigeno. Ossigeno, quanti sono? 8. E poi? Bario 3. Allora, che facciamo? 31. Chi è che è 31? Il fosforo. Cosa?
Il peso no, non è che ve lo faccio ripetere, no, per caso, perché ci deve entrare in testa che quello no, è il peso certo, atomico. Certo. No, perché siccome poco fa il peso di quello, tipo quando uno non si ricorda il nome di qualcuno, dice, quello, lui, cioè quello, quindi così lo fissiamo. Allora, peso atomico del fosforo. Trentuno. Dell'ossigeno? 16. Del bario? 133. Allora, 31 per 2. 62. Mi sento alla scuola elementare. 8 per 16, no, questo è difficile. 8 per 16. Oh, ma se non sbaglio, no, c'è 37. Il bario. Chi? Il bario. Non lo so, ma voi state controllando, io mi fido, non mi devo fidare. Allora, guardiamo insieme. Allora. Chi è che aveva dato un'informazione sbagliata? Regione della collega, 137. Oh, avevo scritto male io. Boh, io 131 ho capito. Ma comunque, poco importa. 8 per 16 ve l'avete detto quanto fa? 128. E 137 per 3? 411. Facciamo questa somma. No. 601. Ok. Come, che cosa? 601 cosa? Uma. Eccoci. E poi ripeto, diventeranno grammi, ma per ora chiamiamoli come è giusto chiamarli. Sono Uma, anche questo. Scusate, la calligrafia è terribile. Quindi, in generale, queste sono le applicazioni proprio per cercare di capire quando ci troviamo davanti a un composto, a una molecola fondamentalmente, come calcolare il peso molecolare. E adesso capiremo perché, quando poi noi dobbiamo cercarci il numero di moli di un elemento contenuto in un composto, oppure sapere quanti grammi di quel composto ci sono voluti per formare quella soluzione con quelle moli di per esempio il buprofene, faremo l'esempio dell'aspirina, giusto per rimanere in ambito medico, in ogni caso ci servirà aver acquisito questa informazione, perché da qui partiremo e da qui poi ora faremo una serie di esempi. Va bene, allora direi di fare quei 5 minuti di pausa adesso, perché eravamo partiti in ritardo, per cui insomma ho ritardato un poco, e poi ripartiamo da questo. Ci vediamo fra poco. Siete morti?
Eccomi. Allora, ci siete? Mi pare di aver sentito lontanamente un... Lo do per sì. E, vabbè, la presentazione si vede, giusto? Sì, sì, vabbè, sì, Ok, vabbè. perfetto. Allora, ci tocca. Non è una cosa che possiamo bypassare. Penso che sia una cosa che nel passato probabilmente abbiate odiato, ma adesso cercheremo anche con questa, visto che io sono qui per sfatare una serie di miti, fra le quali odiare, diciamo, sia la chimica che la biochimica. Speriamo di riuscire a fare anche questo. E allora, da cosa dobbiamo partire? Dobbiamo partire dal presupposto che voi vi dovete partire sempre dal fatto che potreste essere in un laboratorio, giusto? E comunque chi ha scoperto quello che noi adesso sappiamo, soprattutto per la chimica, sicuramente diciamo che è partito osservando, perché questo è il metodo scientifico, l'abbiamo studiato, ciò che avveniva diciamo in laboratorio. Quindi genericamente cosa succede? Quando noi siamo in laboratorio e pesiamo una qualsiasi sostanza che vogliamo far reagire o di cui vogliamo produrre, preparare per esempio una soluzione, anche una piccolissima quantità di quella sostanza che noi possiamo, diciamo, voler pesare, contiene nel suo interno, diciamo, vengono definite unità, formula. Molto grandi, cioè non dobbiamo pensare che la più piccola quantità che noi possiamo pesare è la più piccola quantità possibile, non è quella visibile all'interno. Ci sono tantissime, vi dicevo, unità di formula, che in realtà le unità di formula noi lo potremmo definire come il rapporto tra atomi di elementi diversi, quindi all'interno di un composto chiaramente ci saranno degli elementi, degli atomi di elementi diversi che diciamo, partecipano alla reazione e quindi saranno contenuti in misura differente. E fondamentalmente, quindi l'unità di formula noi la possiamo individuare sia come atomi, che come ioni, che come molecole, cioè tutto quello che compone quella quantità di composto che stiamo guardando. Quindi, fondamentalmente, visto che non è facile riuscire a risolvere questa situazione, perché per noi non è possibile sapere, cioè arrivare a un punto finale di conoscenza della quantità reale di ciò che ci sta all'interno, di trovare un modo di poter avere un'unità di misura che diciamo, ci permettesse di poter partire tutti dalla stessa quantità e poi da lì sperimentalmente trovare di volta in volta, riadattare a quello che stavamo cercando per capire diciamo, di che cosa stavamo parlando. Ecco perché diciamo, è stata diciamo, formulata la definizione di quella che adesso per noi risulta essere una mole. Che cos'è una mole? Non è quella che a Torino, in realtà una mole è una quantità di sostanza, che contiene, come, scritto lì, tanti atomi, molecole, ioni, come vi dicevo prima, quanti ce ne sono in 12 grammi di atomo di carbonio? 12. Allora, questo è stato sperimentalmente trovato. Il carbonio 12, vi ricorderei che è l'isotopo più stabile, diciamo, del carbonio, che c'era anche il carbonio 13, 14, l'avevamo visto, e che quindi hanno stabilità diversa. Si è, diciamo, sperimentalmente decisi di utilizzare qualcosa, da qualcosa dovevamo partire. Peraltro il carbonio non è un caso che sia stato preso come punto di riferimento, perché vi ho detto già oggi, all'inizio della lezione, che in realtà tutte le sostanze contengono carbonio. Quindi,
il carbonio non è stato preso a caso come riferimento. La quantità è stata stabilita sperimentalmente e questa sembra essere quella che in realtà, diciamo, ci può aiutare in questa definizione. E la cosa importante è che in generale dobbiamo imparare una cosa, che indipendentemente dal fatto che noi parliamo di una mole di atomi di ferro, di una mole di metano, di una mole di ioni sodio, quello che è, all'interno una mole conterrà sempre lo stesso numero di unità formula. Questa è una cosa che dobbiamo, diciamo, metterci in testa, perché viene da questa definizione. Quindi quello che in realtà poi diciamo possiamo acquisire come informazione, che viene più diciamo da quello che abbiamo, con cui abbiamo a che fare giornalmente, è che genericamente noi siamo abituati a utilizzare per esempio dei multipli. Per esempio, se noi dobbiamo contare le uova, noi siamo abituati a contare le uova a dozzino. Sappiamo che una dozzina sono 12. Ora, la dozzina non è che la utilizziamo soltanto per contare le uova. Alla fine, se io dico dozzina, so che già pensa a 12 di quello a cui mi sto riferendo. Quindi, in realtà, questo si utilizza, questo metodo, quando si vuole evitare... Qualcuno ha parlato sotto? Si vuole evitare di utilizzare dei numeri troppo grandi, e allora con il multiplo, diciamo, questa è una cosa che ci viene più facile, diciamo, da fare. Quindi in realtà, come noi utilizziamo, scusatemi il banale esempio, la dozzina per le uova, utilizziamo la mole per contare gli atomi e le molecole, risulterà un multiplo, quindi non è una cosa, diciamo, che ci sconvolge, che ci deve sconvolgere. E chi ovviamente cercò di, cioè, intanto propose il concetto di mole, fu proprio Avogadro, che da cui poi venne appunto il famoso numero di Avogadro, che tiene conto proprio di quello che vi dicevo prima, cioè rappresenta il numero di unità formule che sono presenti in una mole. Quindi di fatto abbiamo capito che il nostro punto di riferimento deve essere la mole. Ora, il numero di Avogadro, che viene appunto dalla proprio dall'enunciazione, comunque dalla sperimentazione, almeno da quello che lui aveva proposto inizialmente per cercare di dare una soluzione a tutta questa situazione, è stato stimato in un valore che in realtà non è un numero definito, cioè è un numero che poi di volta in volta deve essere riadattato a quello che vogliamo trovare. Cioè, allora, noi definiremo il numero di Avogadro come un numero che equivale a 6,02214199, in realtà le dobbiamo dire tutte, che sono tutte cifre significative. Quando avevamo visto le cifre significative, vi avevo detto che dipendeva da quello che guardavamo, in realtà la cifra significativa potevano essere 2, 3, dopo lo 0, diciamo dopo la virgola, dipendeva da cosa, per... scusatemi, qui c'è un errore, quello è giusto, è 10 alla 23 elevato esponenziale, ok, non è 1023 unità formula per mole. E in questo caso questo numero noi lo utilizzeremo per trovare queste unità formule per mole, e però lo approssimeremo. Per convenzione si utilizza 6,02 per 10 elevato a 23 come numero generale. E badate bene, questo, diciamo, che sia per convenzione, e ce lo ricordiamo poi anche per il tempo a venire. E una mole di ioni idrogeno o di idrogeno contiene 6,2 per 10 alla 23 atomi di idrogeno, così come una mole di saccarosio, che contiene 6,02 per 10 alla 23
atomi di, comunque in quel caso di saccarosio, che se dovessimo parlare poi di atomi sarà un po' diverso, che comunque in generale lo possiamo anche identificare, perché io vi ho detto ioni, atomi o molecole, quindi non cambia niente, proprio un riferimento fittizio. Così come, non lo so, una mole di mele, cioè è uguale, è proprio un termine esplicativo, un numero, in questo caso una formula che altro non fa che darci la possibilità di poter calcolare poi sperimentalmente in realtà la mole, che poi in realtà ci servirà anche per trovare altro, però dico, in generale noi dobbiamo vederlo come qualcosa che ci aiuta a mettere un punto di partenza. Ripeto, poi guardatelo nell'ottica di, diciamo come comprensione, di non farvi domande su perché abbiamo deciso di prendere come unità di misura di qualsiasi cosa, delle uova, mi viene alle uova in questo momento per chi è quello più, diciamo più frequente, la dozzina. Lì non è che ci chiediamo perché abbiamo deciso la dozzina, abbiamo deciso perché dovevamo scegliere un multiplo, l'abbiamo scelto, e da lì per convenzione sappiamo tutti che la dozzina è 12, tutto qui. Quindi anche qui per convenzione noi sapremo che in questo caso il numero di Avogadro ci aiuterà poi sperimentalmente a trovare qualcosa, perché dicevamo non è un numero definito, ma è un numero che deve essere determinato sperimentalmente di volta in volta. E facevamo lo step in avanti, no? Andiamo avanti allora con un'altra definizione, dato che adesso abbiamo quella di partenza, possiamo anche andare un po' avanti. La massa molare. La massa molare, ovviamente, di una sostanza che arrivata a sto punto, visto che abbiamo detto che è come quantità dell'unità, diciamo, di riferimento, possiamo prendere la mole e quella più piccola, possiamo anche definirlo come la massa di una mole di una sostanza, è uguale, cioè ora sappiamo che lo possiamo dire che è una mole della sostanza. In questo caso non è altro che il peso formula espresso in grammi, poiché anzi già avevo anticipato che il fatto che noi facessimo questi esempi, diciamo, nel sperimentalmente, diciamo, trovarci il peso formula, il peso molecolare, vi ho detto ci aiuterà, perché poi in realtà ora lo scriviamo come UMA, ma poi diventerà grammi, e questo è il motivo, perché in realtà poi l'unità di misura sarà grammi mole, e quindi in realtà noi sapremo sempre che in realtà questo riferimento ci aiuterà poi per i calcoli che dobbiamo fare. Quindi genericamente noi definiremo la massa molare come la massa di una mole della sostanza, che possiamo benissimo trovarci sperimentalmente facendo al solito, trovando il peso formula della sostanza, però stavolta espresso in grammi. E il peso della sostanza verrà come avevamo fatto prima, cioè calcoli che ci siamo esercitati a fare prima, quando sommavamo, moltiplicando i pesi atomici per il numero di atomi che erano presenti di quell'elemento all'interno del composto. Quindi se per esempio poco fa l'avevamo fatto, no? Avevamo il glucosio che era C6H12O6, avevamo trovato il peso formula, non mi ricordo quant'era, forse 180 se non mi ricordo male, non mi ricordo qual era, e in questo caso possiamo benissimo affermare che in questo esempio 180 grammi di glucosio sono una mole di glucosio, per quello che ci avevamo detti prima. Quindi dico, cominciamo a spostare l'informazione che avevamo prima del peso formula verso la mole, giusto per trovare la correlazione fra i due. E in generale, chiaramente, anche per gli atomi, la mole non è altro che il peso atomico. Cioè, se l'atomo è 1, la mole sarà il peso atomico della,
espresso in grammi. Se era una sostanza, facevamo quel discorso di prima, cioè moltiplicavamo il peso atomico di ogni elemento per il numero di atomi di quell'elemento che erano coinvolti nella che formavano la molecola. Quindi, per esempio, i 12 grammi di carbonio che dicevamo prima, che sono una mole di carbonio, ma se parlassimo di un altro esempio, come per esempio è scritto qui lo zolfo, se andate a vedere il peso atomico dello zolfo, vedete che è 32,1 grammi, quindi lo zolfo in realtà, il peso atomico dello zolfo, 32,1, corrisponde a una mole di atomo di zolfo. E quindi diciamo è una cosa che va da sé, che possiamo utilizzare tranquillamente da ora in avanti. E ovviamente quindi quello che è importante sarà quando abbiamo a che fare ovviamente con qualsiasi cosa di cui vogliamo conoscere i grammi o la mole, dobbiamo per forza sapere sicuramente la formula chimica della sostanza, altrimenti non possiamo calcolarcela dato quello che ci siamo detti diciamo precedentemente. Quindi sicuramente questo ci aiuta a capire che per fare dei calcoli comunque queste informazioni ci serviranno, ma saranno necessarie, poi sarà necessario metterle insieme, cioè non è una cosa che guardiamo la mole e abbiamo finito, guardiamo il peso formula e abbiamo finito, no? Dovremmo di volta in volta capire qual è la domanda che ci viene fatta e quindi trovare la soluzione, perché non vi dovete dimenticare che al di là del fatto che io stia parlando soprattutto della mole, e quindi vi stia dicendo, per esempio nel caso di un atomo, che dovete vedere il peso atomico espresso in grammi, oppure se era la massa di una sostanza, vedere per ogni atomo il peso atomico e quindi in realtà il peso molecolare, e poi fare il calcolo di tutti per cercare il peso formula, ovviamente di volta in volta lo dovremmo riadattare e trovare quello che ci viene chiesto. C'è sempre il numero di Avogadro, comunque, che nel caso in cui non, ora faremo qualche esempio, non come prima vi sottolineavo l'unità di misura, perché così adesso abbiamo attenzionato che lo stiamo cambiando ed è in grammi, sempre dal peso atomico viene, però adesso abbiamo deciso che l'unità di misura, visto che diventerà qualcos'altro, lo esprimiamo in grammi. Il numero di Avogadro, e ve lo rimetto giusto per farvelo riguardare, è unità formula per mole. E in realtà ci dà anche il numero di molecole all'interno del composto. Adesso facciamo degli esempi così magari lo capiamo. Quindi, mettendo insieme tutto, adesso che abbiamo cercato di mettere insieme le conoscenze su le moli, come definizione di mole, la massa molecolare, che quindi è espressa come grammi su mole, quindi li abbiamo messi insieme. Diciamo che la massa, scusami, non molecolare, molare, che è diversa, la massa molare la possiamo utilizzare come fattore di conversione. Cioè, quando noi avremo a che fare con esercizi, comunque con situazioni, perché noi guardiamo esercizi, ma ricordatevi sempre che gli esercizi non sono altro che proiezioni di quello che noi potremmo fare andando in un laboratorio. Non lo possiamo fare, non lo faremo, quindi ce le guardiamo teoricamente, ma sono delle cose che in realtà succedono. Quindi fondamentalmente, adesso che abbiamo dato queste due definizioni, in realtà, dicevo, la massa molare la possiamo utilizzare come fattore di conversione, perché comunque sappiamo che è espresso come grammi moli, per cui potremmo trasformare i grammi in moli e le moli in grammi, perché comunque questa relazione tra le due cose ci dà la possibilità di poter calcolare entrambi. Se abbiamo uno ci calcoliamo l'altro e viceversa. Questo è fondamentale perché, ripeto, potrebbe essere importante sapere la concentrazione in moli di un elemento all'interno di un composto, potrebbe essere importante sapere quanti grammi di quel composto contengono una certa quantità di moli, che è il contrario.
Quindi fondamentalmente dipende dall'informazione che abbiamo. L'informazione che abbiamo ci dirà fondamentalmente come poter interagire, o almeno utilizzare. Come vedete qui, questa correlazione è individuata da questa freccia, questa doppia freccia. In realtà quando vedremo le reazioni, saranno delle reazioni reversibili. Qualcuno ha scritto qualcosa? Perché casomai ditemelo a voce, perché io non lo vedo. Però per spiegarci la formula. Questa o quella di prima? Questa qua. Lo specchietto? Sì, come sarebbe praticamente le grandi. No, vabbè, adesso facciamo degli esempi. Okay. Io intanto vi sto spiegando la relazione. Vi dicevo, giusto, questo specchietto mi serve per farvi capire un po' meglio come relazione, qual è la fattore che dobbiamo utilizzare per passare da grammi a mole, da mole a grammi. In questo caso la relazione che c'è, vedete, è reciproca, perché noi da grammi possiamo ottenere le moli e da moli possiamo ottenere i grammi. Questo vale per sempre, che quando c'è una doppia freccia varrà per le reazioni se sono reversibili, varrà in questo caso per ritrovare qualcosa che ci serve come fattore di conversione. E questo perché? Perché vi dicevo, intanto possiamo avere un'indicazione di uno solo dei due parametri e allora abbiamo bisogno di trovare l'altro. Ecco perché lo possiamo utilizzare come fattore di conversione. E poi perché genericamente, vi dicevo, è la massa molare, alla fine la massa molare già li mette insieme come relazione, perché infatti è espressa in grammi moli. Quindi noi abbiamo già due informazioni lì dentro. Quindi quando dobbiamo trovarlo, in realtà anche se ne abbiamo uno, possiamo benissimo trovarci un'altra, e adesso vediamo come. E un esempio intanto per partire, prima di vedere magari un esercizio che vi potrei fare, benissimo, che è quello più semplice, potrebbe essere per esempio quello di voler determinare il numero di moli di acqua presenti in un cilindro graduato che contiene, per esempio, 36 grammi di acqua. Quindi in questo caso, come facciamo noi a calcolare il numero di moli di acqua presenti in questa quantità di acqua? Quindi noi cerchiamo le moli, ma abbiamo i grammi. Quindi noi stiamo cercando il numero di moli di acqua che sono presenti in questo cilindro, che contiene 36 grammi di acqua. Allora, partiamoci sempre da quello che già sapevamo prima. Se noi dovessimo calcolare il peso molecolare, il peso formula, come faremmo dell'acqua? Dobbiamo sommare 2 per 1, 16 per 1. Cioè? 16. Quindi in tutto 18. Esattamente. Quindi già sappiamo che la massa molare dell'acqua è 18 grammi moli. Quindi già una cosa l'abbiamo saputa. Noi però abbiamo chiesto il numero di moli di acqua presenti in questa quantità. Allora, se 18 grammi di acqua corrispondono a una mole, perché è la più piccola, giusto? Noi che cosa ci siamo detti? Che una mole era l'unità formula più piccola di quella sostanza. Quindi l'acqua, una molecola di acqua, 18 grammi corrisponde a una mole. Abbiamo questa informazione. Ok, quindi potremmo dire che se la massa molare dell'acqua è 18, giusto, perché lo abbiamo trovato, abbiamo un'informazione, cioè 18 grammi di acqua corrispondono a una mole. E allora facciamo una proporzione. In realtà io nei libri ho trovato cose diverse, però secondo me fare la proporzione è sempre la cosa più facile. E la proporzione banalmente sarebbe: se 18 grammi, 18 grammi come massa, dell'acqua sono contenuti in una mole, in 36 grammi quanti moli ne sono contenute? Vi convince questa cosa?
Cioè, noi abbiamo detto che 18 grammi sono una mole, perché è l'unità più piccola, la massa, ok? Però noi vogliamo sapere quante moli ci sono in 36 grammi. Questo giusto è il doppio, ok? Che quindi magari confonde, potevo dire 150, comunque il procedimento è uguale. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è utilizzare l'informazione che abbiamo di partenza. E l'informazione di partenza ci dice massa molare per una mole di acqua. Quindi se già sappiamo quello che è per una mole di acqua, quindi una mole sono 18 grammi, vogliamo sapere in 36 grammi quante moli è. Per cui se facciamo questa proporzione, in realtà ci verrà 36. Allora avevamo detto, aspettate che lo scrivo così forse è meglio. Allora, 18 stanno a 1 come 36 stanno a x. Quindi x sarebbe uguale a 36 su 18. Ok, cosa ce la facciamo a fare questo? Viene tu. Quindi se io, la mia domanda era, voglio sapere il numero di moli di acqua presenti in 36 grammi di acqua. Questa era la proporzione. Vogliamo fare un esempio? Non ci scansavamo. Pensate, ci scansavamo? No. Allora, io la tavola periodica di tanto in tanto ve la metto, perché, giusto che non so se ce l'avete, questa sarebbe bene, diciamo, non lo so, mi sembra una delle più esplicative. Allora, facciamo un esempio. Magari complichiamo un pochino più la situazione. Abbiamo 27,5 grammi di fluoruro di sodio, che era quello dei dentifrici di prima. Ce l'ho col dentifricio oggi, non so, è venuto così. A quante moli corrispondono? Allora, cominciamo a partire da quello che sappiamo che abbiamo fatto tante volte. Posso scrivere intanto il fluoruro di sodio? Dobbiamo calcolare la massa. Posso scrivere, dico, intanto il fluoruro di sodio? Sì. 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 Ok. Allora, mi aiutate? Mi dite? C'avete la tavola periodica o la devo prendere io? Sì. Sì. Il sodio è 23. Quant'è? 23. 23. Ok. Il fluoro è 19. Quanto? 19. 19. Ok. Per quanto moltiplico? Per uno. Per uno. Per uno. Per uno. Chi? Entrambi. Ok. Quindi non glielo mettiamo neanche. Facciamo sta somma. Mi convince? Sì. Mi convince? Sì. 42. Io prima di ogni altra cosa, intanto ero ragioniera. Nella mia antichità ero ragioniera. E almeno questa lo sapere fare. Ok. E quindi, allora, 42 cosa? 42 sta 1. No, no, intanto che 42 cosa? Grammi e moli. Ok. Quindi, intanto, che cosa potremmo dire noi? 42 grammi a quanto corrispondono? A una mole. A una mole. Di che? Di fluoruro di sodio. Ok. Andiamo avanti, quindi. Quindi dovremmo fare la proporzione. Ditemi voi, io non faccio niente. Come 27,5? Allora, che hai detto? No, non ho capito cosa hai detto. 42 sta a 1. Come 27,6. Qualcuno fa sto calcolo? Questo è 0,65. 0? 6,5. Esattamente. E moli. Esattamente, questo sarà, è corretto. Quindi, come vedete, sembra difficilissimo, ma alla fine l'abbiamo capito il procedimento. Il problema è impiantare correttamente la proporzione, perché non sarà sempre così facile. Guardiamone un altro, perché non è sempre così facile. Allora, prima qual era? Prima avevamo dei grammi, no? Qualcuno stava chiedendo qualcosa, perché al solito non vi... Io proprio. Dimmi. Volevo chiedervelo, no? Siccome al liceo facevo così,
Sì. Se posso scrivere la formula, potremmo usare come formula. Tipo scrivevo direttamente. Guarda, allora, io procedimenti ne ho visto più di uno, quindi non è che ce n'è uno corretto e uno sbagliato, l'importante è arrivare allo stesso risultato. E l'importante è farsi il ragionamento in testa uguale, cioè alla fin fine, per trovarti un valore X che tu non conosci, ne devi avere per forza altri tre a disposizione. Quindi l'importante è che tu tieni in considerazione questo. Poi, se impianti la proporzione in modo diverso o la fai con la formula, poco importa. Io vorrei utilizzare il metodo che possiamo evitare di dimenticarci, che è quello che siamo più abituati a fare. Grazie. Okay. Allora, come vedete, qui c'erano i grammi. Mentre... Vabbè, facciamo questo e poi finiamo. Qui c'erano i grammi e voleva trovare le moli. Ora facciamo il contrario. Qui abbiamo le moli e vogliamo trovare i grammi. Quindi, io non parlo. Ditemi voi che devo fare. E scrivo. Calcoliamo sempre Allora, che scrivo? Quindi 16 per 2. 12. Poi H6. Quindi 6 per 1. E ho no. Quanto? Quindi 6 per 1. E 1. Vabbè, non lo scrivo. Ok, scrivo. Ok. Quant'è? 46. Cosa? Grazie. Ok. Adesso 46 grammi si ha una mol. Io scrivo, Come x a 3,49. Qualcuno fa questo calcolo? In questo caso cosa viene? Se volessi scrivere 3,49. Ok, dico quella di prima io non l'ho scritta, ma insomma la topa assodato che ce la facciamo, no? Si moltiplicano questi o si moltiplicano questi e si divide su questo. Dipende dove è x. Quant'è? 156. Ok, occhio a croce dovrebbe essere questo. Vabbè, come vedete, diciamo, allora, facciamo così. Dato che comunque sono 57, quindi ci fermiamo. E due cose. Uno, fissiamoci in mente questo, perché la prossima volta faremo qualcos'altro che è un pochino più complicato. Sempre l'evoluzione di questo, niente di eclatante, però almeno questo ce lo dobbiamo avere chiaro, perché come vedete non è difficile. L'unica cosa che ci dobbiamo mettere in testa è cosa conosciamo come parametri e cosa vogliamo trovare, ma questo varrà per sempre. Cioè non dobbiamo perdere di vista mai dove dobbiamo andare. E l'altra cosa importante è che dobbiamo stare attenti sempre a qual è la richiesta, perché quando vedremo la prossima volta qualche altro esempio, vedremo che questa volta queste volte erano facili, perché noi avevamo una sostanza, l'etanolo, il glucosio, la spinina, quello che era di prima, non mi ricordo, e volevamo sapere, avevamo i grammi e volevamo sapere le moli, o avevamo le moli e volevamo sapere i grammi della sostanza. Ma potrebbe succedere che ci viene chiesta di calcolare il numero di moli di un elemento all'interno del composto, quindi più deep inside rispetto a quello. Quindi lì dobbiamo sapere già da dove dobbiamo partire, almeno per il facile, ok? Che questo risulta il facile. E poi come fare a fare l'evoluzione, ma questo diciamo lo facciamo giovedì e vediamo di capire un po' meglio quando diciamo si arriva a quello step, come riuscire a superarlo. Intanto per adesso io vi lascio, so che sarete tristatissimi di questa cosa. Mi spiace, fatemi una ragione. Lascio sicuramente a qualcuno che vi allieterà il pomeriggio meglio di me.
Vi ringrazio sempre per esserci stati e ci vediamo giovedì. Buona serata. Grazie a lei. Buona serata.